Senti Riccardo, mi dicevi di questa mostra allora di Helsinki? Sì, ho spedito oggi i quadri, praticamente ci vuole un po', ma insomma, comunque già del materiale anche dalla mostra precedente all'Arte Fiera di Stoccolma. Anche Sono praticamente 10 anni adesso che tu collabori con di questa. più, anche di più, perché la mostra al museo a Helsinki era del 2010, per cui saranno anche 12 anni. Hai trovato, diciamo, un percorso un po' diverso dall'artista italiano, diciamo, che normalmente si muove nel proprio territorio. Sì, perché in Italia è particolarmente difficile. Beh, ti sei creato comunque la tua Sì. nicchia anche di collezionismo e di interesse, più che altro in Finlandia a questo punto. Sì, ora sì, poi prima era parecchio con la Germania, l'Austria, insomma, tutto il nord Europa, ecco, diciamo così. E da quando questo? Questo da fine anni 80, primi degli anni 90, insomma. Quindi ormai Sì, una vita nel nord Europa. avendo lo studio a San Gimignano c'era un parecchio passaggio di stranieri, di turisti, per cui insomma. Eh sì, no, San Gimignano, specialmente in quegli anni, sicuramente era Poi prima quando ero a Firenze con Allegri Arte si era fatta questa associazione per cui si era agganciato con altri artisti austriaci soprattutto e tedeschi e si faceva degli scambi culturali, diciamo così, Certo, dei certo. simposi a Salisburgo, a Vienna. Questo a partire, diciamo, dalla metà degli anni Ottanta. Ed Sì, verso la fine, più verso la fine degli anni. è durata quanto questo? E anche questa è una decina d'anni più o meno. Un gemellaggio, Poi diciamo, alla fine. sì, si era fatto un gruppo che si chiamava Saphir, perché era Salisburgo in Austria, Regensburg in Germania e Firenze. Anziché si Giustamente. era fatto questo nome, si è fatto, sì, nel 2000 si fece Praga come capitale della cultura europea, si fece delle installazioni. Sì, c'era parecchio movimento, parecchio scambio. Poi è dovuto andare via da Firenze per varie ragioni, anche perché poi, insomma, finita questa cosa, Firenze non dava più prospettive. Beh, questa è una Rischiava cosa abbastanza comune, di purtroppo. rimanere chiuso nello studio di Borgo Allegri, per cui era un bellissimo studio di 200 metri quadri, ma con gli artigiani accanto passava solo artigiani. E Senti, allora ho venendo un pochino anche alle deciso. tue opere, così tanto mi sono messo a guardare un po' le tue cose, ma ecco, quello che ci vedevo un attimo anche io, perché ho visto che comunque tu hai fatto alla fine degli anni 70 l'Istituto d'Arte, no? A Sì. Firenze. E ci leggo anche un po' di transavanguardia in questi quadri che tu fai o che hai fatto, diciamo, alla fine, Sì, no? sicuramente, perché io sono partito, diciamo, dall'astrattismo americano o anche italiano, tipo Afro, Vedova, questa gente Certo. che. Poi però comunque sentivo, è un po' come è nata la transavanguardia, un bisogno di ripigliare la pittura, Beh sì, noi avevamo alla fine Chia a Firenze che comunque sì. sicuramente ha influenzato diversi artisti, E diciamo, credo fosse coetanei, un'esigenza comune, diciamo, che come era nata la transavanguardia, proprio per rilanciare un attimo dopo il minimalismo, dopo certo. l'arte povera, no? Diciamo, Dopo seguendo le questa. stesse motivazioni alla fine, no? Sì. Ecco, però diciamo ti è rimasta anche un po' questa cosa, comunque come caratteristica, volendo, no? Sì, abbastanza, anzi. Direi che più o meno la matrice rimane su quella lì. E poi mi piace troppo sentire il colore, Hai detto della non. cera anche, quindi, perché tu usi cera Sì, d'api? dopo, questa è una cosa, è nata da un prima su delle carte, per una particolare esigenza, perché io lavoravo col colore olio ma molto liquido, tutto a velature, per dare varie stratificazioni, non avere il colore in pasta che è quello. Mi piaceva dare questa tridimensionalità usando la velatura, no? Per cui
sulle carte c'era il problema che quando il colore veniva assorbito, quello rimaneva, poi le stratificazioni si facevano anche male. E allora provai prima a preparare le carte, prima di dare il colore, con la cera d'api. La cera sciolta in acqua ragia, però non a caldo, proprio lasciata sciogliere in acqua ragia, tenuta sempre morbida in acqua ragia, per cui rimaneva sempre pastosa. Certo. Così mi dava la possibilità sia di essere compatibile come solvente con l'olio, e poi quando ho dato lo strato di cera e dai il colore sopra, puoi tamponarlo, puoi toglierlo parzialmente perché non viene assorbito dalla carta. Certo. E lì ti permetteva di lavorare, di incidere, di farla mettendo uno strato di cera. Dava delle possibilità. Quindi ti crea una specie, diciamo, di supporto diverso alla fine, non è la tela, diciamo, poi ho cominciato a usarla anche sulla tela, cioè di preparare la tela con la cera. Proprio con la cera, ok. E poi successivamente, ora qualche problema a volte lo può dare, perché si può staccare in certi punti. E poi l'ho usata per mescolarla al colore. Perché così rendeva il colore più trasparente, più fluido. Sì, nell'asciugatura, diciamo, più che altro. Sì, ma anche come... Anche nella stesura? Mettevo l'olio, gli mettevo insieme della cera e lo incorporavo tutto insieme e poi lo usavo come colore. Però quando lo stendi non è compatto, rimane più leggero, più trasparente, siccome sono vari strati. Si intravede quello sotto, ma poi quindi ci ritorni comunque, sopra nuovamente. Sono diversi passaggi, infatti se poi guardi un po' questo, qui la base c'era, ma vedi, il colore è molto rarefatto. Sì, sono tantissimi passaggi di colore, poi steso, che lì ho usato tecniche un po' con i fogli di giornale. No, perché ora arrivare a capire come hai lavorato è un po' difficile, ovviamente. Perché non so se vedi quelle parti lì, cioè dai una stesura di colore, poi il foglio di giornale lo porti sopra, porta via una parte, questo foglio si impregna di colore, lo puoi spostare. Ti fa da matrice quasi. Da matrice per le velature successive, insomma. Beh, il risultato finale è interessante sicuramente, questo... La sperimentazione pura. Mi è sempre piaciuto tantissimo provare, anche fin dall'Istituto d'Arte facevo delle prove di cose anche incompatibili tra loro. Ma che ora vedevo anche questo piccolo qui che hai qui alla tua sinistra, con la testa di in gesso. Sì. Ma è un percorso quindi anche questo diverso? O è parallelo anche altri. Questa era una delle sperimentazioni, che questo volto, che questa traccia del volto, della figura, diciamo, che oltretutto mi viene da Brancusi, questa forma, dalla musa dormiente di Brancusi, certo. Che mi ha sempre affascinato tantissimo. Questa. E ho sentito l'esigenza di tirarla fuori, di renderla tridimensionale. Senti, per tornare un po' alle tue radici, quindi dimmi un pochino un po' il tuo approccio all'arte, cioè quando hai iniziato un po' questa passione? Ma io da ragazzino, penso, avevo 14 anni quando ho comprato la prima scatola di colori a olio, quella lì, ce l'ho ancora, ho cambiato i colori, ma insomma. Senza avere bene un'idea in realtà di cosa farci, però mi piaceva questa cosa, sentivo dentro questa cosa di provare, di sperimentare con... C'era un magnetismo, Lo so, perché in effetti non avevo nessuna cultura in quel senso artistica, né ben precisa su cosa... Quindi prima della tua scelta dell'Istituto d'Arte? Sì. Ecco. C'era questa, diciamo, passione che si muoveva, ancora non sapevi forse come esprimerla, ecco. Un po' di colore così, però. Quindi sei sempre rimasto legato comunque alla fine alla pittura, tu, se vogliamo. Sì, è al colore a olio.
olio. E al colore olio, e questo è rimasto tuttora, diciamo. È rimasto tuttora, perché ho provato per un periodo il colore acrilico, ma non mi è mai soddisfatto. L'olio mi dà molte più possibilità. Di esprimerti. Sì, non secca subito, per cui lo puoi cambiare anche nel corso di vari giorni, certo. Insomma, poi il fatto della cera ancora di più, per cui... Perché rimane comunque... Perché mi permette, sì, di lavorarci di più, insomma, di dargli sia materia che fluidità. Certo. Però ho letto anche che tu hai fatto anche delle sperimentazioni fotografiche. Sì. È stato un periodo che lavoravo in camera oscura più che altro. Ah, cioè, spiega un po'. Stampavo direttamente sulla carta immagini diverse sovrapposte tra di loro. Ah. Ma poi appunto visto che praticamente facevo pittura con la fotografia, allora ho detto faccio direttamente la alla fine era quasi sì un altro sì, modo era, di fare pittura allora. Era un po' più vicino alla pop inglese come tipo di lavoro, non era fotografia vera e propria. Usavo i mezzi, i materiali della fotografia, però poi facevo tutt'altro. Veniva fuori più quadri che fotografia, ecco, diciamo così, per cui mi piace essere troppo fermo. Su un metodo, insomma, troppo manierista, preferisco mescolare un po' le cose. C'è la tendenza, diciamo, però di molti tuoi colleghi che una volta trovato un certo filone se lo portano avanti per 30 io 40 credo, anni. Sì, credo sia più però un'esigenza di mercato. È quello che fa un po' paura a me questo, perché se lavori con una galleria e vendi certe cose, ti conoscono con quel tipo di lavoro, poi devi essere quello perché sei riconoscibile. Certo. E puoi variare molto poco. E anche ora gli ultimi lavori che ho fatto per Stoccolma, che sono delle piccole carte, anche lì entra il collage in maniera un po' particolare, cioè fatto con dei lavori fatti prima su carta giapponese, una velina diciamo di qualità, messi insieme ad altri lavori fatti su cartoncino, per venire fuori una diversa materiale, uno spessore, certo. Per cui c'era un lavoro su cartoncino più alto, che però continuava su una carta velina. Vabbè, però secondo me è molto importante questa cosa, forse contraddistingue anche magari forse tutto il tuo percorso, che comunque... Sì, hai delle cose che si capisce che sono tue, ci sono cose che però continui diciamo a sperimentare. Sì. Quindi questa ecco anche le caratteristiche che hai voluto dare alla mostra, ad esempio, ora di Helsinki, è proprio anche quella di ritrovare ci le sono varie diverse, tue... Sì, ci sono diverse tipologie di lavori, un po' anche non tantissimo, ma un po' differenti tra di loro. Diciamo che partendo dai quadri quasi vuoti, quasi bianchi, o quella sesta serie dei neri, che erano quasi praticamente tutti neri, tranne piccole variazioni di nero. E poi invece sono andato via via su colori un pochino più colorati, ecco, con un po' più di presenza. Sì, nota la differenza. Perché prima ero a cancellare, ho iniziato queste carte con la cera, che mi serviva anche per quello la cera, perché lavoravo sul cancellamento dell'immagine. Ah. Cioè partivo da molto colore, poi via via veniva tolto, graffiato, lavato, insomma, per lasciare solo minime tracce. E quindi invece adesso... Adesso ce l'ho un po' più pieno, sì, mi piace un po' più... È un periodo più colorato, dai. Senti, tanto per... Ora abbiamo un po' capito i due percorsi che hai affrontato e che stai affrontando, ma un pensiero diciamo anche ai progetti tuoi futuri, di quello che vorresti fare e ancora non hai avuto magari, ne so, il coraggio di farlo, non lo so. No, il coraggio ancora no. Volevo ora nei prossimi lavori, volevo approfondire un pochino di più questo discorso della pittura sulla carta giapponese, usarlo anche sulle tele.
per lavorare la carta, questo sì, sperimentazioni, perché c'è anche un video che è stato fatto qui dove uso quella griglia del caminetto per la unta di brace, di cosa, per imprimere il colore della griglia, le righe su questa carta giapponese e poi usarla come fondo per applicarla su tela e usarla come fondo per dipingerci sopra, ecco. Senti Riccardo, la chiacchierata è stata molto piacevole, anche il vino stesso. Io che ti faccio? Ti faccio gli auguri per la mostra di Helsinki, che è a dicembre, no? Appunto. Sì, sì. Quindi ci rivendiamo un'altra volta alla mostra. E poi al tuo percorso, alle prossime mostre, ma soprattutto alla tua sperimentazione, e continui a essere, diciamo, così, sì, giovanile. Sì, penso che non si fermi. Salute.